Aria di primavera con le manifestazioni sportive che si avvicendano di settimana in settimana sul nostro territorio. Dopo le due campestri disputate a Sovere e Mazzunno, questa domenica 20 marzo è stata la volta della Corrinossimo organizzata dalla locale polisportiva. Alla gara dedicata allo scomparso Gigi Zonni hanno preso parte 230 podisti suddivisi nelle varie categorie. Siamo qui per la nostra seconda camminata in Ossimo, primo memorial Gigi Zonni, che era un nostro collega sempre presente sui percorsi di tutte le nostre gare, che purtroppo è venuto a mancare prematuramente quest'anno, e vogliamo dedicargli la nostra gara. Purtroppo adesso siamo contentissimi di poter ritornare ancora a vivere la nostra gara, le nostre gare, le compagnie, e siamo anche contenti perché abbiamo visto un'adesione veramente forte e speriamo vada tutto bene. Ma il nostro gruppo Atetec si è un po' dimezzato per la pandemia, eravamo una quarantina, adesso siamo rimasti 25, però pensiamo di aumentare man mano, sperando di riprendere bene. Percorso, ha detto degli atleti che partecipano, sono contentissimi, è abbastanza impegnativo, però anche stupendo, perché passa nelle pinete dell'Altopiano del Sole con panorami veramente stupendi. Tra i cuccioli a trionfare Morgan Ronchi della Poliscalve e Linda Paris del GSA Sovere. Tra gli esordienti ad imporsi Lorenzo Forchini, ancora del Sovere, ed Emma Ligustri dell'US Rogno. Tra i ragazzi ad avere la meglio Matteo Ronchis della Poliscalve e Laura Faustini, ancora US Rogno. La gara riservata ai cadetti ha visto invece prevalere Pietro Sacristani in forza al GSO Darfo. Tra gli allievi exploadi Irene Bonfadini e Lorenzo Bentivoglio. Infine, al termine degli 8 chilometri previsti, nell'assoluta maschile a trionfare è stato Marco Camorani della Atletica Valle Camonica, seguito da Fabrizio Boldini, Angolo Mountain Running, terzo Alessandro Bianchi del GS a Sovere. Al femminile, secondo successo consecutivo per Stefania Cotti Cottini, GS a Sovere. Alle sue spalle la compagna di squadra Beatrice Meloni e Maria Moreschi in terza piazza, in forza all'Aido Artonie. Prossimo appuntamento della Coppa Camogna, domenica 3 aprile, con la prima edizione della Strada Arfo, organizzata al locale gruppo sportivo Oratorio.